Ben ritrovati nel nostro spazio di approfondimento, spazio notizia. Oggi ci occupiamo di un tema estremamente complicato, o meglio, molto importante, molto profondo, forse non sempre approfondito quanto avrebbe meritato, ecco. E abbiamo qualche minuto per provare a raccontare meglio, ma soprattutto per vedere quali sono le possibilità attuali, ecco. Parliamo di talidomide, un nome piuttosto difficile che magari non tutti hanno sentito. Angelo Casale, che è con noi, è responsabile Piemonte Thai Olus, che è l'associazione talidomidici italiana. Esatto. E benvenuto naturalmente nei nostri studi. E allora, di che cosa stiamo parlando? Che cos'è la talidomide e soprattutto, come ha detto fin da subito, c'è un qualche cosa che può interessare chi ci sta guardando anche oggi. Allora, innanzitutto la ringrazio per l'invito. La TAI è molto contenta di andare e di essere ospitato in varie televisioni. La TAI è un'associazione che si occupa dei talidomidici italiani. E talidomidici chi sono? Sono quei bambini nati negli anni, a cavallo degli anni 60, 50 e 60, che sono nati malformati a causa di un farmaco cosiddetto talidomide. È molto semplice, la risposta è semplice. Sì. La storia è molto più complessa. La storia parte nel 1954, quando dei due ricercatori presso la Grünenthal, azienda tedesca, studiano un farmaco che viene chiamato il Cortegan in Germania, il quale dà dei benefici. Effettivamente il talidomide, noi lo chiamiamo talidomide in Italia, preferisco chiamarlo così. Sì, certo, perché esatto, poi il principio è quello, esatto. Certo. Il principio è buono, nel senso che è un rilassante. Sì. Però il problema è che la Grünenthal ha fatto sì gli esperimenti, ma li ha fatti su delle cavie, principalmente maschi. Sì. Quindi sugli uomini ha provato a vedere. Sì, sulle cavie sì. Maschi e quindi sulle cavie gravide, specialmente non hanno fatto nessun esperimento. Questo ha comportato che dando il talidomide alle nostre mamme, sì. Noi siamo nati con una disabilità molto grave. Perché naturalmente passava da mamma a feto. Esatto, esatto. Certo. E il periodo è dal 20° giorno al 40° giorno. Ecco, quindi se in quella finestra della fase di sviluppo del feto veniva assunto quel farmaco, questo avrebbe appunto comportato delle conseguenze anche sul bambino. Certamente, bastavano pochi milligrammi. No? E in quegli anni era ampiamente utilizzato? Era molto utilizzato perché si veniva dalla guerra. La guerra cosa comportava? Che il sibilo delle bombe, le città distrutte, aveva la popolazione europea, principalmente quella tedesca, aveva bisogno di tranquillità, di serenità e quindi c'era bisogno di un farmaco rilassante che proprio ti poteva rilassare. E questo il talidomide fa questo effetto qua. Si narra, non so se è leggenda oppure no, che un signore ha tentato un suicidio. Con il talidomide, ha dormito una settimana, poi si è alzato e ha mangiato normalmente. Nel senso che è un talidomide per queste non cose era dannoso qua, per la persona. Assolutamente non era dannoso. Era dannoso per tutte le mamme. Sì. E quindi noi parliamo di 20.000 casi in tutto il mondo, non è che parliamo di 12.000 morti. E quindi cose gravi, cose che per 50 anni sono state un po' coperte, sepolte dalla politica, da tante cose. Certo, dai fattori anche economici, eccetera. Esatto. Però ecco, va detto che nel 59, leggo qui naturalmente se non sbaglio, che negli Stati Uniti era stato bloccato, perché poi infine qualcuno se ne è accorto che poteva far male, no, ai bambini. Allora, naturalmente quando anche adesso sulle nascite si fanno degli studi, no? Certo. E quindi anche nel 59 negli Stati Uniti si facevano questi studi e si è visto che il talidomide forse aumentava i casi di bambini nati focomelici come me, oppure con gravi disabilità, senza gambe, senza braccia, senza arti, oppure un arto solo, insomma. E quindi la professoressa Kersley, che era responsabile per tutti gli Stati Uniti per la vendita dei farmaci, ha bloccato la vendita negli Stati Uniti e ha fatto sì che tutti i bambini nascessero sani. In più,
bisogna tenere presente una cosa storica, che dopo il nostro caso è nata la farmacovigilanza. Prima non c'era la farmacovigilanza. Che è una cosa che riguarda, diciamo, questo caso, ma in realtà riguarda tutti. Perché riguarda naturalmente... tutti, esatto, esatto. E dopo i nostri 12.000 morti, più tutti gli aborti spontanei, che lì non si sa, è incalcolabile la cosa, e quindi in altre la farmacovigilanza, e anche lì, insomma, nessuno ha mai reso noto il perché, da dove è nata la farmacovigilanza, no? Mi sembra anche una cosa giusta. No, come no, è anche perché, appunto, come abbiamo detto, riguarda veramente tutti da vicino, insomma, ovvero l'attenzione ai farmaci, che ovviamente, se usati in modo corretto, aiutano le persone a vivere e a vivere meglio, in altri casi però senza analizzarne bene gli effetti, appunto, possono condurre effetti nefasti. Ecco, e anche Piemonte naturalmente è stato colpito, appunto, come ci è stato detto. Quanti sono i casi? Allora, in Piemonte è la regione più colpita, perché se andiamo sempre a vedere il momento storico, il momento storico era quello che la Fiat assumeva. Quindi c'era tutto un indotto di assunzione intorno alla Fiat, eccetera, eccetera. Quindi la gente veniva dal sud. Le grandi possibilità di veniva lavoro. Veniva dalla campagna, veniva in Piemonte. Quindi il Piemonte, c'erano due case farmaceutiche che vendevano il talidomide. E quindi qua a Torino. E quindi è stata la città più colpita e anche la provincia. Allora, in Italia siamo circa 400-450, stimati adesso nel 2017, diciamo. Sì. Però noi siamo quasi 10%. Sì. E quindi è una bella media. Certo, rispetto all'Italia, certo. Ecco, abbiamo detto che c'è un riflesso nella contemporaneità attualmente. Cioè, lei è qui naturalmente per raccontarci questa storia, che è molto importante, ma anche per fare in qualche modo un appello a chi ci può ascoltare, no? Sì, noi facciamo l'appello, stiamo facendo un appello, perché dopo 50 anni abbiamo ottenuto finalmente un indennizzo, cosa che i tedeschi, per esempio, non hanno avuto già negli anni 70. Tanto per fare citare qualcuno, certo, no? Certo. Ecco. Quindi, però, questo indennizzo si è tempo solamente quest'anno, cioè nel 31 dicembre 2017 scadrà il termine. Sì. Se noi come associazione riusciamo poi a ottenere una proroga, aumentare un po' i giorni, i mesi o gli anni, va bene. Dunque, chi può fare domanda? Può fare domanda chi è nato dal 1958 al 1966, ma anche quelli nati un po' prima del 1958, cioè 57, 56, certo. 55 massimo, perché il talidomide è venuto in Italia, già è stato creato nel 54, quindi non poteva averlo usato prima, certo. Esatto, ci va 9 mesi per nascere, certo. E quindi va bene. E poi del 67, 68 e anche oltre si può fare richiesta presso il Ministero. Se uno non sa dove andare, basta andare sul sito della TAI Onlus, T-A-I Onlus. Ecco, TAI è scritto T-A-I, senza cose strane. Senza cose strane, dove ci sarà tutti i numeri di telefono, c'è anche il mio recapito telefonico, se uno vuole telefonarmi io rispondo a tutti. E quindi ci sono delle visite da fare a Milano, però si va volentieri, nel senso che dopo 50 anni è anche giusto ottenere un qualcosa che faccia sì che il futuro sia un po' più buono. E voi come associazione, come gruppo, naturalmente vi impegnate alla sensibilizzazione su questo tema e vi mettete... E però c'è anche questo aspetto della farmacovigilanza, no? che è interessante, in qualche modo, nel senso che voi contribuite ad aumentare l'attenzione su questo tema. Ma noi come associazione, innanzitutto, collaboriamo anche con tutte le associazioni europee e mondiali. Difatti, due anni fa sono stato personalmente su a Bruxelles, dove ho incontrato gli inglesi, gli svedesi, eccetera, sì. No? Però anche un po' di confronto, perché bisogna anche confrontarsi. Poi a livello italiano abbiamo i responsabili regionali o interregionali, dove loro, come faccio io, no? sono disposti ad aiutare qualsiasi persona che vuole fare la richiesta. Sì. E in più tutti noi siamo disponibili alla presentazione di un libro che
racconta. Ve lo faccio vedere, giusto che ci sono. Questo qua è il farmaco scuro. Il racconta la nostra. Ah, c'è già lì, perfetto. Perfetto, c'è già. Grazie a chi fa in regia. Va bene. E racconta la nostra storia. Sì. Ed è un, però non a livello regionale, ma a livello mondiale. Certo. Quindi racconta tutta la storia che noi adesso abbiamo condensato per i consueti motivi televisivi, però visto che, come abbiamo detto, è molto complessa. Sì, è un po' lunga. Poi è in giro per tutto il mondo, quindi insomma i paesi vari hanno reagito in modo diverso, le varie questioni. Ma diciamo la cosa più grave che abbiamo constatato, io personalmente che abbiamo constatato, è che dopo aver assunto il talidomide, le nostre mamme, alcune nostre mamme, e dopo aver saputo che il talidomide era la causa della nascita di suo figlio o suo figlio malformato, alcune mamme hanno avuto i sensi di colpa, anche se obiettivamente parlando non avevano, certo che no. Però sono stati ricoverati in manicomio, hanno tentato suicidio, insomma, hanno avuto un po' di... Certo. E questa è una cosa molto più tragica. È ancora dolorosa, certo. È dolorosa e tragica. Già nella tragedia ci sta un'ulteriore tragicità. Esatto. È chiarissimo. E quindi questa cosa qua è molto. Certo. Senta, siamo in chiusura, diciamo a Torino dove presentate questo libro, me lo diceva prima. Allora, noi siamo disposti a venire in qualsiasi comune per presentare il libro. Sì. Il 24 di febbraio presentiamo il libro in Corso Casale 134. Perfetto. Alla Società Operaia De Amicis. Sì. Poi se qualcuno vuole la nostra presenza è un racconto un po' più ampio, certo, di quello non che solo qui. Di me, ma noi in genere quando andiamo a presentare il libro siamo due o tre persone, quindi potete raccontare di più, certo, di allora più. Basta contattarvi, esatto. Attraverso l'associazione. Bene, grazie allora ad Angelo Casale, in bocca al lupo naturalmente, grazie. Per tutto, e speriamo che anche questa trasmissione abbia contribuito un minimo a divulgare questo speriamo discorso. Io ringrazio voi, grazie. E buona serata a tutti. Grazie, a presto.